Strade di felicità per donne e uomini del XXI secolo. Buon pomeriggio! Buon pomeriggio a tutti quanti voi! Che bello quell'applauso con tanto di sorriso qui da parte di questo pubblico. Beh, inizia oggi, è una settimana ricca di lavori, di riflessioni, una settimana davvero intensa, la settimana nazionale di studi sulla spiritualità coniugale e familiare. Li vedete già posizionati, due ospiti di eccezione. Monsignor Nunzio Galantino, segretario generale della Conferenza Episcopale Italiana. Da questa parte, ma non contro necessariamente, il professore Alberto Melloni, docente di storia del cristianesimo all'Università di Modena Reggio Emilia. Ben trovato. E non solo, perché lo vedete, posizionato, lì c'è un divanetto. Per quale motivo? Perché nel corso di questo pomeriggio, insomma, sì, tante riflessioni, ma anche esperienza, concretezza, attraverso la testimonianza di varie coppie, quindi ascolteremo proprio la loro voce. Ma iniziamo subito, perché insomma il Sinodo sulla Famiglia 2014-2015 ha dato vita ad un documento molto importante, l'Amoris Laetitia. Quali sono le rivoluzioni, gli aspetti rivoluzionari di questo documento, Monsignor Galantino? Mi verrebbe voglia di dire quello che disse Benigni presentando il libro Il mio nome è Misericordia, quando disse: ma questo Papa sta facendo una grande rivoluzione. Sapete quale? Sta avvicinando la Chiesa al cristianesimo e al Vangelo. E allora, quale, che rivoluzione, così, se così si può parlare, sta portando il Papa? Sicuramente quello che Benigni ha detto tra il bonario e il sornione, la vera rivoluzione del Papa è proprio questa, quella di farci capire che le realtà, anche le realtà più belle, come quella del matrimonio, come quella della famiglia, se non fanno i conti con la storia, rischiano di diventare ideologia, rischiano di diventare campo di battaglia. E la tristezza è che a questo campo di battaglia abbiamo assistito, stiamo assistendo noi. Tutte le volte in cui si parla di famiglia non troviamo gente che ha voglia di vedere quello che di bello significa la famiglia, anche in mezzo a tante difficoltà. Ma vediamo gente subito pronta a mettersi l'una contro l'altro, ad alzare le proprie bandiere o le proprie barriere, ma facendo male alla realtà, che è la realtà della famiglia. E questo anche perché, Monsignor Galantino, in effetti c'è una cultura, una società che molto spesso ha parlato di famiglia vedendola un po' come il luogo del sacrificio, delle rinunce, insomma una tortura, professor Melloni. Perlomeno questo è quello che, no, il popolo raccontava, o racconta anche nella famiglia stessa. Beh, c'è stato senz'altro una difficoltà a mettere in contatto quello che era da un lato il mutamento dei costumi, che è un mutamento costante. Ogni generazione ha sempre l'impressione che rispetto ai tempi suoi le cose sono molto cambiate, ed è circa 5.000 anni che va avanti così. E c'è stata senz'altro una difficoltà nel mettere in contatto questo cambiamento dei costumi col Vangelo e non con le paure. E la convinzione che alla fine l'unica difesa possibile fosse una difesa che, come diceva von Balthasar, alzasse i bastioni attorno ad una concezione della famiglia che aveva molti aspetti positivi, che si era costruita nel tempo, e che questo consentisse di dimenticare quella che era la logica evangelica, ha prodotto più di un guaio. Quella che noi continuiamo spesso a chiamare la famiglia è il prodotto di una serie di costruzioni storiche del diritto canonico, della coscienza comune, della coscienza pubblica, che sono tutte cose legittime e buone e tutte inevitabili, perché non se ne può fare una astratta. Ma tutte queste vanno sempre continuamente rimisurate col Vangelo e non viceversa. E il Papa, parlando dei novelli sposi, ha detto in più di un'occasione: voi siete dei coraggiosi. Ma non solo, non ha detto soltanto
soltanto questo. Lo vediamo nel primo filmato di questo pomeriggio, un filmato che è stato prodotto, scusate se mi cito, se cito casa mia in qualche modo, cioè è stato realizzato da Sua Immagine. Prego. Ma la cosa più importante è camminare insieme, collaborando, aiutandosi a vicenda, chiedersi scusa, riconoscere i propri sbagli e chiedere perdono, ma anche accettare le scuse degli altri perdonando. Quanto importante è questo? Delle volte penso nei matrimoni che dopo tanti anni si separano. Non ci intendiamo, ci siamo allontanati, forse non hanno saputo chiedere scusa a tempo, forse non hanno saputo perdonare a tempo. E sempre io ai novelli sposi do questo consiglio. Litigate quanto volete, se volano i piatti, lascia, ma mai finire la giornata senza fare la pace. Mai. Ma la cosa più importante... Quindi è un po' questa la ricetta del per sempre, dell'amore vero, tirarsi i piatti? Ma spero proprio di no. Non perché voglia male alle industrie dei piatti, no, ma perché... Evidentemente il Papa qui mostra grande realismo perché chi vive in famiglia, io vengo da una famiglia numerosa di 9 figli, quindi cattolici normali, quindi di 9 figli, e dove evidentemente le difficoltà ci sono in tutte quante le famiglie. Evidentemente il Papa prende in considerazione quella che è la vita quotidiana della famiglia, e della vita quotidiana della famiglia fa parte anche, diciamo simbolicamente, spero simbolicamente, qualcosa che vola, ma fa parte anche la capacità, il coraggio di sapersi guardare negli occhi e ridimensionare quella realtà, perché il problema è sempre questo. Però ecco, il chiedere scusa, il per sempre. La capacità del perdono, a mio avviso, è proprio una radice divina, e non è semplicissimo perdonare anche quando si vivono momenti di difficoltà. Questo è comunque un percorso per concretizzare il per sempre. Ma è chiarissimo questo, ma questo è un per sempre, cioè è un percorso che non è chiamato soltanto a realizzare chi compone, chi forma una famiglia. Io penso che un po' tutte le relazioni abbiano bisogno di questo stile, di questo modo di fare. Perché è chiaro, nella famiglia queste realtà capitano con più frequenza, si vive di più gomito a gomito, ma questo è uno stile che deve toccare davvero tutti quanti. E nell'epoca, professore, della liquidità anche affettiva, nell'epoca di internet, dei social, il per sempre, non sempre, mi scusi la ripetizione, sembra qualcosa che si può concretizzare. C'era una bella contraddizione nel diritto canonico medievale, quando prima del Concilio di Trento il matrimonio era quello che oggi fanno tanti ragazzi e ragazze, che era quello che si chiamava il matrimonio di puro consenso. E c'era una serie di guai infiniti davanti ai tribunali ecclesiastici, perché di puro consenso era una cosa che facevano i due sposi, non c'era bisogno di nessuno, né prete, né testimone, né donna abbondio, né la perpetua, né nessuno. E il problema era quello, se si dicevano le parole al presente o no. Perché se si dicevano al futuro non era un matrimonio indissolubile. Se si dicevano al presente invece era indissolubile, che era una curiosa contraddizione. Perché l'impegno sul futuro va preso nell'istante, va preso con le parole al presente, che detti in altri termini, se il Papa sa che gli ho dato del canonista, mi scomunica, ma che il Papa dice in questa logica del perdono, cioè c'è un'immanenza dell'esperienza cristiana
che vale per i celibi con il loro celibato, per i monaci con il loro monachesimo, per le comunità monastiche nella loro comunità, e vale per gli sposati nella loro relazione, che è quella di prendere l'istante del presente come l'istante che decide del futuro. Se sbagli quello, è sbagliato tutto, perché la cosa che io notavo nel discorso che faceva quel Papa quel giorno era questa idea che non è vero che non è mai troppo tardi. C'è un momento in cui è troppo tardi. E allora meglio giocare d'anticipo e giocare sul presente a tutti i livelli. Che è una cosa importantissima anche perché, adesso lo dico, voi preti tappatevi le orecchie, c'è una cosa divertente che capita, che noi abbiamo una quantità gigantesca di predicazione celibataria sul matrimonio, nella quale immagino molte mogli e molti mariti gli viene a dire prova te, che non è così facile. In realtà la cosa con cui questa esperienza va presa, lo si sente molto nelle parole che venivano dette, anche adesso lo diceva Don Nunzio, lo diceva anche il Papa. E la cosa che i celibi hanno da dire agli sposati sul matrimonio non è un distillato di dottrina o un riassuntino tipo catechistico, ma è l'esperienza di essere stati figli. L'esperienza di essere stati figli, perché alla fine la cosa che la maggior parte dei vescovi e dei preti hanno vissuto non è stata la relazione sponsale, ma l'hanno vista la relazione sponsale, l'hanno vista con gli occhi dei piccoli. E gli occhi dei piccoli vedono delle cose che spesso gli occhi dei grandi fra di loro non vedono, perché i grandi pensano sempre che ci sia un sacco di tempo, no, per fare delle cose. Invece c'è un presente da tenere in considerazione, che è il presente del perdono. Vedevo che annuiva, Monsignor Garanzia. Sì, sì, sono convinto anch'io che noi ci giochiamo la nostra vita, cioè anche il nostro futuro, sul presente, altrimenti sono fantasie. Ma mi interessava un po' quello che diceva il professor Melloni, perché alla fine poi ciò che rende valido il matrimonio è quella volontà certa, forte, impegnativa che io ci metto mentre dico il mio sì. Questo, ripeto, vale per chi crea una famiglia, vale per chi si impegna anche in altri tipi di vocazione. Quindi l'amore non è soltanto passione e disincanto, ma è anche volontà, in qualche modo anche razionalità. Ma è tutto, perché l'uomo è così, cioè non esiste un uomo fatto solo di cuore, fatto solo di testa o fatto solo di mani. O ci mettiamo in testa che tutto veramente concorre, perché quello che mi preoccupa molto in questo periodo, soprattutto da parte di quelli che sono anziani, vecchi come me, no, è che non riusciamo ad apprezzare, per esempio, il grande tasso di emotività che contraddistingue i giovani di oggi, no? Ma guardate che l'emotività è splendida, è straordinaria, soprattutto quando l'emotività è coniugata assieme alla razionalità, quando l'emotività diventa il motore anche per azioni, per impegni particolari. Chi di noi ha lavorato con i giovani o sta con i giovani anche senza avere una famiglia si rende conto come le cose più belle i nostri ragazzi le fanno quando tu riesci a coinvolgerli anche o prima di tutto emotivamente. Ma questo non è un errore. Chiaro, chi è consumato razionalista come me vedrebbe questo fatto delle emotività come un fatto negativo. No, vale quanto la ragione, vale quanto la razionalità. Noi dovremmo imparare ad amare di più la emotività dei nostri ragazzi, dei nostri giovani e la nostra emotività. Perché non è, scusate se lo dico, l'emotività non è un criterio di seconda mano che viene dopo la ragione. Non è così, sono insieme questa realtà. Mi piace, perché a volte, no, si tende, sono insieme questa realtà, a controllare questa emotività. Ma per fare in modo che la scelta coniugale sia vivace, vera, bella giorno dopo giorno, è necessario che ci sia anche alla base una importante formazione. La formazione al matrimonio, la formazione alla vita coniugale. C'è un altro filmato che approfondisce questo argomento. Abbiamo iniziato il nostro percorso, pur non essendo frequentanti a livello di chiesa e di parrocchia, insomma, e man mano siamo stati accolti in vari percorsi per fidanzati, anche se non avevamo ancora fissato la data del matrimonio. In realtà erano anche incontri fatti per la coppia, quindi sì, era anche un modo per poter intraprendere un po' un percorso che magari avevamo lasciato anni prima, e quindi poteva essere un percorso da fare insieme per poi appunto magari decidere di sposarci, anche se l'idea della convivenza era, diciamo, l'idea principale.
abbiamo cominciato un percorso, come fanno tutti più o meno. Noi non siamo una coppia classica da oratorio, da chiesa, non frequentiamo tantissimo, però abbiamo deciso di sposarci e siamo iscritti ai corsi prematrimoniali. Eravamo veramente molto prevenuti perché pensavamo che questi corsi fossero esattamente come seguire la Chiesa in tutte le sue caratteristiche. In realtà siamo rimasti piacevolmente sorpresi e di questa accoglienza che c'è stata nei confronti di chi credeva di più, di chi credeva un po' di meno, di chi aveva tanti dubbi, e ci siamo sentiti veramente molto molto accolti e molto, come si può dire, un po' in famiglia. Direi che la novità sta anche nel fatto che i preti hanno comunque fatto un passo indietro e hanno lasciato a persone comunque competenti che ci hanno seguito la facoltà di gestire questi cammini. No, tra qualche istante torno sulla frase, i preti hanno fatto un passo indietro, per fortuna e quant'altro, però prima una domanda per il professore nell'alternanza degli interventi. Tutto bene, perché lo stavo già facendo io, nella mia cattiveria, subito. No, perché professore, insomma, sposarsi è una vocazione, però un tempo era davvero una convenzione, non sempre c'era questa libertà nella scelta, se non ci si sposavi eri zitello, insomma, comunque c'era sempre un'accezione negativa, un giudizio, un dito pronto verso le persone che non si sposavano. No, su questo riprendo una cosa che diceva prima Don Nunzio, perché anche io trovo abbastanza insopportabile questa specie di spocchia senescente che considera le giovani generazioni portatrici solo di cose brutte, poi oggi per essere buone diciamo liquido, anziché imbecille diciamo liquido. Attenzione, Bowman potrebbe... Sì, però siamo noi lo usiamo in maniera un po' più disinvolta. In realtà non è che noi veniamo dal giardino dell'Eden prima senza serpenti e senza alberi e adesso abbiamo qualche problemino. La prassi ecclesiastica, la cultura, il costume hanno legittimato cose che oggi giustamente riteniamo raccapriccianti e terribili, hanno legittimato una concezione del matrimonio fatta tutta di potere. Quando si diceva una formula che oggi viene usata in senso diverso, della famiglia prima cellula della società, lo si diceva perché lì, nella sottomissione della femmina al maschio, c'era il principio gerarchico senza il quale sarebbero cadute le monarchie assolute, si diceva all'inizio dell'Ottocento. Per cui bisogna guardare appunto con molto realismo a quello che succede, anche tenendo presente una cosa che io spero che venga praticata nei corsi che vengono citati, cioè che chi domanda il matrimonio c'è già una grazia. Bello. C'è già una grazia, la grazia di desiderarlo, che con l'aria che tira è una grazia rara. No, aspetti, dopo diamo voce anche a questo sussurro. È importante. E per il battesimo c'è già pure anche un sacerdozio, povero figlio. Per cui non è che vanno trattati scolasticamente come una specie di analfabeta religioso al quale si fa l'alfabetizzazione delle cose, si dice adesso bimbo ti spiego cos'è. Io ho avuto la fortuna in vita mia di incontrare un numero piuttosto consistente di santi preti. Quando a uno dei miei parroci, quelli santi, gli imposero di fare i corsi del matrimonio, lui li chiamava una sera a cena e diceva parlate voi perché io non so cosa dire. E lui si beava di questa cosa che lui una volta alla settimana o una volta in due settimane, quando aveva i nubendi, come si chiamavano allora, si faceva raccontare da questa casa e basta, non diceva niente, era tutto lì, era solo il riconoscimento di una cosa che c'era, e questo era importante per noi che lo vedevamo, che lo vivevamo, perché c'era questo tipo di cosa, e questo credo oggi vada molto preso in considerazione, perché in molte circostanze si rischia di affidare ad un formalismo di tipo scolastico formativo, quello che invece deve essere un'opera di discernimento molto realistico del percorso che c'è e che c'è stato prima, perché oggi non sono più soltanto pulzelle figli di notai che sposano pulzelli figli di farmacista, ci sono tante cose in giro. E però la sua risposta tra l'altro mi dà lo spunto anche per fare una provocazione, perché molti sostengono che dice, ma com'è possibile che ci preparino al matrimonio dei sacerdoti che in realtà il matrimonio non lo vivono?
Ma Lorena, se dicono questo, questo posso dirlo quelli che probabilmente non hanno frequentato i corsi prematrimoniali, perché adesso è raro, c'è qualche prete ancora fissato che pensa di poter fare tutto e dire tutto, ma quelli quando li incontrate fate un inchino, perché si offendono, ma andate da un'altra strada, andate per un'altra strada, quelli che fanno questo, no? Quindi assodato questo anche a me. Quando lo vidi in diretta questo filmato di questi due giovani che hanno espresso sorpresa perché non era il prete a fare e a tenere il cosiddetto corso prematrimoniale, ma c'erano una serie di persone, ecco, volevo dire, queste persone si vede che chissà da quanto tempo non vanno in chiesa, perché probabilmente qui dentro c'è tanta gente in mezzo a voi che è impegnata proprio come protagonisti in questi incontri di preparazione al matrimonio. Quindi grazie a Dio, ripeto, è un dato abbastanza assodato, per cui quella storia, cos'ha il prete da dirci in preparazione al matrimonio, ha due errori. Il primo è perché, ripeto, non esistono più, o se ci stanno lasciateli perdere, i preti che pensano di poter fare tutto dalla mattina alla sera, ma non solo perché in genere qualche prete che pensi di fare lui tutto il corso prematrimoniale, anche laico, diciamo. I laici sono un poco peggio, no, per un motivo semplice, no, ma per un motivo semplice, Alberto, per un motivo semplice, perché molte volte i laici incarnano al meglio il peggio dei preti, purtroppo. Allora lì, In quella espressione ci sono due errori. Ripeto, il primo, che non è vero che ci stanno i preti che fanno della penitenza, o se ci stanno, ripeto, prendete le distanze da questi signori, d'accordo? L'altra sorpresa, e l'altro fatto che dico che si sorprendono, è perché mi meraviglia un po' di questa sorpresa, perché veramente quel fatto che, siccome i preti non sono sposati, un'altra frase che si sente in giro, non possono parlare del matrimonio. Se fosse vero questo, ci sarebbero tante parole e tante esperienze delle quali non bisognerebbe parlare. Per esempio della morte non dovrebbe poter parlare nessuno, no? E invece sappiamo che i sacerdoti sanno ascoltare e sanno trasmettere l'amore ad una coppia stessa, spesso sanno fare specchio alle proprie coscienze. Una buona parte sì, perché è vero, ma scusate, non lo dico perché io veramente ho un affetto grande verso i miei confratelli, davvero sono persone splendide, tutti, però qualche volta capita che non si ha il senso del reale e quindi si finisce per dare o dire agli altri quello che veramente non serve, quello che veramente non serve. Quindi ecco, educarsi da parte di noi sacerdoti all'ascolto, educarci, come diceva Alberto prima, no? Quel prete certamente l'avrà detto in maniera provocatoria, non so cosa dirvi, ma secondo me proprio quel modo di dire io non so cosa dirvi, parlate voi, è un insegnamento splendido, perché significa che quel prete non era né dottrinario e né moralista, era aperto anche appunto all'ascolto. Ma quanto è importante anche, e quanto è stato importante anche nel corso della storia, nella formazione del matrimonio, l'accompagnamento, la presenza, la compartecipazione della comunità cristiana? Questo mi sembra oggi una delle questioni più rilevanti, perché il matrimonio, come tutti quanti sappiamo, è messo per fortuna da Gesù in una posizione molto relativizzata. In una cultura teologica come quella della fede di Israele, nella quale la nuzialità e la procreazione sono due forme di espressione della fede nel Messia, Gesù mette radicalmente in discussione tutto questo, l'eunuchia per il regno, chi non lascia suo padre e sua madre, e così via, e libera, diciamo così, la relazione da questa specie di cogenza, di dovere che aveva sopra. E La pratica cristiana di fatto adotta parecchio del matrimonio romano nella nostra tradizione latina, in mancanza d'altro, usando quello medievale fa un altro passo. Il Concilio di Trento aggiunge questo elemento dell'autorità della contrattualistica, che è quello
dal quale oggi noi facciamo molta fatica ad uscire. Quando il Papa dice nella mitica nota 305 della mitica Moris Letizia, quella che fa irritare qualcuno, quando dice in certi casi, non è che faccia, come diceva lei all'inizio, una rivoluzione, dice la tradizione della Chiesa. La tradizione con la T maiuscola, perché se c'è una cosa che la Chiesa deve ricordarsi da Gesù, e che molto spesso anche il diritto scritto si è ricordato, è quello che non esiste una legge contro la realtà, non esiste una legge contro l'uomo, non esiste una verità che uccide, esiste solo la verità che salva. La verità che uccide non è la verità cristiana. Sembra scritto uguale, ma non è la verità cristiana. Allora la verità che salva è una verità che è in grado di accompagnare l'esperienza per com'è. E l'esperienza per com'è può essere tutto. Può essere bellissima e può essere tragica. Può essere un'esperienza di una navigazione perigliosa con il approdo sicuro della vecchiaia, e può essere una navigazione che fa un naufragio quando meno te l'aspetti, dove meno te l'aspetti. E può essere una navigazione dove, un po' come Matteo 25, ma quando mai ti abbiamo visto, eccetera, eccetera, vale anche per la sponsalità. La grazia matrimoniale passa da molti casi e sta al buon senso non essere né, come dire, desiderosi di consenso e farsi andare bene le cose che non vanno bene, e dall'altra parte però neanche essere di quelli che hanno paura di dire in certi casi, perché in certi casi è estremamente evangelico, è estremamente cristiano come modo di parlare, e questo dovrebbe insegnare a tutti un grande rispetto, un grande tatto, una grande moderazione, perché se c'è una cosa che di Gesù si può dire di tutto, ma non è mai stato spocchioso. È così, no? E non c'è mai una spocchia nell'enunciato di Gesù. C'è una chiamata alla sequela. La chiamata alla sequela può passare da mille strade. E nonostante non abbia avuto mai una spocchia, l'hanno messo in croce, incredibile. Ma detto ciò, lei prima giustamente recuperava la Moris Letizia. Ebbene, lì Papa Francesco in questo documento scrive: la maturazione dell'amore implica anche imparare a negoziare. Negoziare, che cosa significa? Che negoziare significa negare quello che una persona è, quindi spogliarsi di quello che è la propria essenza. Ma io prima di scendere qui ho ascoltato il discorso che il Papa ha fatto nell'Università di Al-Azhar, no? Al Cairo. E lui, non riferito al matrimonio, quindi alla relazione coniugale, ma riferito al rapporto tra religioni e comunque alle relazioni, ha insistito su questo, no? L'importanza della identità. La relazione non è mai annullare la realtà dell'altro. La relazione bella non è mai quella nella quale uno viene sottoposto, è altro. Qui permettete che faccia un buco il professore, no? In tedesco la parola relazione, o reciprocità ancora meglio, si dice, una brutta parola, Gegenseitigkeit, che significa questo, più o meno in italiano: io non sono più quello che ero prima di incontrare te, tu non sei più quello che eri prima di incontrare me. Questo significa che la relazione bella, vera, non è quella nella quale io o ti incontro o non ti incontro, Lorena, per me è la stessa cosa. Ma non vuol dire nemmeno che io, se ti incontro, ti devo azzerare o tu devi azzerare me. Cioè non è vero nessuna delle due cose. È vero altro. È vero cioè che la relazione vera ci fa nuovi. Ecco perché poi si può dire, no, che nel matrimonio o nella relazione che un parroco ha con la sua comunità, se questo non cambia, è un ottuso, o i due sono ottusi. Quando ero parroco, ho fatto il parroco per 36 anni, mica un anno o due, no? Quando dicevano a me, però tu sei cambiato, io dicevo, per fortuna, perché stando con voi, non mi sono suicidato, ma nemmeno voi vi siete suicidati, però tutti e tutti abbiamo fatto un passo avanti. Ecco, nella relazione è importante questo, vedere non chi ha vinto, ma chi ha saputo negoziare nel senso nobile della parola per una esistenza nuova, diversa, più bella, o anche certe volte più problematica. Vediamo
se sono d'accordo Michele ed Angela. Li accogliamo con un applauso su questo palcoscenico. Accomodatevi pure. Allora, inizio a raccontare la vostra storia con un dato: 46 anni di matrimonio. Quasi 47, sottolinea appunto. Grazie, perfetto. Grazie. Quasi 40. Pentiti? No. Ah, ok. No. Grazie. Allora, come vi siete conosciuti? Ve lo ricordate quel primo momento, quel primo incontro tra di voi? Beh, io ero a Torino e che lavoravo. Lei è venuta su per trovare lavoro e ha trovato me. Vabbè, lei che era proprio... Comunque ci conoscevamo perché lo zio ha sposato mia zia. Sì. Quindi eravamo ragazzi e ci siamo conosciuti così, normalmente. Quando poi io sono andata a Torino, era l'unico che dialogava, parlava con me e abbiamo cominciato questo tipo di relazione. E io dico sempre, forse ci siamo conosciuti di più in quei momenti che non avevamo messo il pensiero all'innamoramento, perché poi noi per 18 mesi io sono tornata giù e lui... stato su a Torino, quindi ed era un amore platonico. Un amore platonico a distanza, con lettere, bigliettini, come una volta. Io lo trovo meraviglioso. Del tempo. No, ma trovo meraviglioso perché davvero è stato un conoscersi senza bruciare le tappe. Conoscersi prima, sì. Vi ritrovate un po' in quello che è stato detto? Cioè, è vera questa parola dell'importanza del negoziare di cui parlavamo anche? Certo, è vero. Perché già diciamo che... il dialogo è molto importante, perché il dialogo è affine alla relazione. Se c'è il dialogo, la relazione diventa costruttiva. Avvicini il microfono così. Diventa buona la relazione. Però per arrivare a questo dialogo ce n'è voluto. Proprio perché almeno non avevamo i parenti vicino, quindi eravamo proprio soli. C'era questa zia, ma è logico, non si cercava di angustiare con le nostre problematiche. Michele arrivava a casa nero, arrabbiato, io dicevo: che c'è? È successo qualcosa? Si è arrabbiato con me? E lui mi faceva questa domanda: perché dovrei essere arrabbiato? Quindi esame di coscienza. A questo punto io dicevo: no. Allora... ed è da qui abbiamo cominciato il nostro dialogo, uno di fronte all'altro, sempre. Dovere di sedersi. Proprio così. In che senso? Proprio fermarsi capire, non perché a fianco, questo ma è anche uno degli elementi importanti. Uno di fronte importanti. All'altro, perché guardarsi negli occhi. Quando ci si guarda negli occhi e viene fuori la verità. Certo, non ci si può prendere in giro, mascherare. Però insomma stavate capendo che stavate guardando, nonostante vi guardaste negli occhi, nella stessa direzione, perché poi è importante. Certo. Perché si parlava dei percorsi al matrimonio. Quando ci siamo sposati noi non c'erano i percorsi di preparazione al matrimonio. E quindi non sapevamo che col nostro sì rispondevamo alla vocazione. Pensavamo di mettere insieme due persone per un progetto nostro, e invece poi ci siamo accorti che col nostro vivere e con le nostre difficoltà il progetto nostro era cambiato, ma dovevamo seguire il progetto di Dio, e questo progetto di Dio ci ha portato anche a vivere diversamente la nostra prima problematica, che è la sterilità di coppia. E quindi Michele, il fatto che era sempre arrabbiato, per quale motivo? Cercava, come abbiamo visto un pezzettino finale del film, per fare il mio bene, lui litigava, così io lo lasciavo e mi potevo formare una famiglia. È così, Michele? Sì. Veramente? Sì. Cioè, quindi alla fine, dietro gli attacchi a volte, dietro queste durezze, sì, ci sono delle richieste d'amore. Per sciocchezze andavo in escandescenza, ma quando lei l'ha capito... mi ha fatto sedere di nuovo e ha detto: se Dio ci ha voluti uniti, tu non lo puoi cambiare quel progetto, e io voglio scoprire qual è il progetto di Dio che stiamo insieme.
Ma che bello, veramente. Ecco. Il vostro sogno era appunto avere dei figli, no? E quindi... Il sogno di tutte le famiglie, formare una famiglia non vuol dire solo una coppia, ma avere anche la fortuna di avere figli. E questa cosa ci è stata negata, però poi questo divieto di accesso l'abbiamo visto poi come qualcosa di positivo. Però all'inizio Angela non è stato facilissimo, per cui ecco... No. Magari anche al pubblico che ci sta seguendo, no? Qual è il consiglio che vi sentite di dare? Perché molto spesso, ecco, quando si vivono prove di questo tipo, ci si tende a chiudere, si tende un po' a indurire il cuore. Eravamo, no? Perché isolati, si vive... e Dio era arrabbiato con Dio. E ci sta, no? Ecco. E dicevo anche perché proprio a me, perché proprio a noi. Ma quando siamo passati dall'altra parte... Come avete fatto, Michele, a passare dall'altra parte? La preghiera. Allora, io il mattino, quando lui andava a lavorare, quindi eravamo sempre da soli, bagno aperto. Io mi facevo le lodi e entravo nel bagno di prepotenza con la lettura breve. Dicevo, guarda che cosa che bella c'è. Oggi, sta, guarda cosa dice il Signore oggi. A un certo punto lui mi dice, domani mi fai svegliare un quarto d'ora prima. Ho detto, che cosa hai da fare? Ci voglio pregare con te. Quindi il Signore lavorava prima di me ancora, no? Quindi ha già lavorato. E abbiamo cominciato così la preghiera, il suo coinvolgimento. Io ho cominciato a fare la catechista e è obbligato, si può dire, lui a venire... a lavorare per una casa parrocchiale che avevamo in montagna come parrocchia, e lui quindi aveva sempre in macchina gli attrezzi e aveva questo rapporto con il parroco, ma sempre non diciamo spiritualmente, ma solamente come lavoratore, lavorava, faceva qualcosa. Anche se andava a messa, però non mi avvicinavo all'Eucaristia. Non si avvicinava all'Eucaristia. Era sempre... L'arrabbiatura c'era ancora. Sì. Un po' come tutti i rapporti d'amore, ogni tanto ci si litiga. Certo. Lo posso raccontare adesso a tutti perché ci sentiamo in famiglia. Un giovedì santo, ripeto, facevo la catechista, quindi pomeriggio funzione con i bambini. La sera andiamo insieme alla celebrazione. Si esce da messa e lui, arrabbiato, dice, senti, io non vengo più con te, perché non sto seguendo lui, ecco la sequela. Non sto seguendo lui, sto seguendo te. Perché voglio bene a te, seguo te, ma non sto seguendo lui, perché lui non mi ha chiamato. Il venerdì mattina non abbiamo pregato insieme. Ho pregato da sola e dicevo, se... è questo che vuoi, chiamalo. Fatto sta, non c'è stata la chiamata diretta di lui, ma senza che io ho parlato con il parroco, perché era il viceparroco che teneva i bambini, in fin dei conti chiama, ho bisogno di tuo marito, fallo venire che deve farmi un lavoretto. Col trapano. Dio in quel momento aveva bisogno di un manovale. Vedi gli strumenti, sì. E i percorsi di Dio, no? A quel punto cosa è scattato in lei, Michele? No, è scattato dopo, però. Ah, ciao, no, sì, perché io ho detto, sono arrivato a casa, ho detto, allora stasera cosa succede? E allora ha detto, c'è il bacio della croce. Allora andiamo? Beh, certo che andiamo, ma perché il parroco mi aveva detto che dovevo andare in sacrestia, che dovevo fare un gesto. Lui ha tolto dal legno della croce il Cristo e l'ha portato in sacrestia. A un certo punto lui si alza, va in sacrestia, io non sapevo niente, prende questo Cristo e adagiato sulle braccia. C'era il bacio della croce e io entro in chiesa con questo Gesù, ma non all'impiedi, ma io ce l'avevo. Attenzione al microfono, Michele, se non... Io ce l'avevo in braccio come la Pietà. E quindi che cosa è successo? Ah beh, è successo di tutto, emozioni, sudori. Da quel giorno non c'è più stato bisogno che Angela mi tirasse in parrocchia. Che bello, veramente. Quindi a quel punto è iniziata una nuova vita, una nuova esistenza, correggetemi se sbaglio. Sì. Perché poi alla fine si può essere genitori in tanti modi, no? Sì. Non necessariamente proprio a livello... soltanto di sangue, sì, ma
E voi un po' è quello che fate, io perché vi siete aperti al mondo. Io il primo figlio l'ho avuto ed è stato lui. Perché Ma è un po' così, è un po' così, e viceversa, no? Sì, anche per lei, è un amore. Sì. È così, la fecondità è prima generare la coppia, la relazione. Certo. Noi lo diciamo ai fidanzati. Il primo figlio è proprio la relazione all'interno della coppia. E poi arriveranno e arriveranno. Va bene. Che cos'è che ama di più di sua moglie? Difficilissimo. No, non è una domanda difficile, ma io potrei dire è come l'aria. Se manca l'aria, io muoio. Ma Rami, che commozione! Guarda, non me l'aveva mai detto, però. Bellissimo! La stessa domanda per lei. E posso dire la stessa cosa, perché io avevo 20 anni quando ho lasciato casa e sono andata a sposare Michele, no? E per me è tutto, che siamo cresciuti insieme, abbiamo pianto insieme, abbiamo sorriso insieme e gioiamo ancora adesso insieme, quindi è logico che se manca uno, ogni cosa che io faccio, anche quando lui non c'è, per me è sempre presente. Cioè, insomma, tutto questo è la strada della vostra felicità. Sì, eh? Grazie. L'abbiamo trovata e la diamo anche agli altri. Grazie per questa testimonianza d'amore proprio che ci avete dato, ci avete regalato. Monsignor Galantino, ha sentito? Perché poi, cioè, molto spesso dice, uno inizia un matrimonio, sono innamorato di quella persona, ma in realtà è giorno dopo giorno, è un crescere insieme, e l'amore di 46 anni di matrimonio è inevitabilmente più grande di quello dell'inizio, no? È più grande, ma è diverso soprattutto. È diverso, io penso che un po' torno a quello che dicevo prima. Probabilmente dovremmo un poco essere meno fatalisti, anche nel senso positivo, no? Pensare, molto bello quello che dice uno scrittore francese quando parla del progresso, no? Il progresso non vuol dire necessariamente mettere un passo avanti all'altro. Il vero progresso contempla anche delle fermate, contempla anche qualche volta delle deviazioni, no? Che io penso che dovremmo essere un poco meno presuntuosi, pretendere meno da noi stessi, ma non come segno di rinunzia all'impegno, ma quando sbagliamo saperci prendere in mano pure, perché essere buoni samaritani di se stessi certe volte è il primo passo per poter essere anche buoni samaritani degli altri. L'infecondità, professore, perché un tempo era vista come una vera e propria condanna di Dio. Oggi le cose sono cambiate, anzi viviamo in un paese in cui c'è un forte tasso di denatalità. La questione del rapporto fra matrimonio e procreazione è una cosa sulla quale ci siamo ingarbugliati parecchio da soli. Nel senso che noi ci siamo trascinati per molto tempo, in parte ci trasciniamo ancora. L'idea che la procreazione, la sessualità e la contrattualistica matrimoniale fossero una specie di unico blocco di cemento, il che non ha aiutato né la procreazione, né la sessualità, né la contrattualistica, perché è successo di tutto come se niente fosse. La cosa che noi vediamo oggi nel nostro tempo è in parte una delle cose che diceva Don Paolo prima nell'introduzione, e cioè la difficoltà non banale di immaginare una vita con più figli e dunque più austera, disciplinata da delle esigenze di altre persone e nella quale si realizzano una quantità di imprevisti, come sanno tutti quelli che hanno dei figli, che sono semplicemente incalcolabili. E dall'altra parte corriamo il rischio di immaginare la procreazione come una specie di premio e di sigillo. Allora, io credo che quanto più noi riusciamo e riuscissimo a rendere comprensibili negli stessi termini quella che è la vocazione celibataria e quella che è la vocazione coniugale, più capiremo delle cose. C'è una fecondità celibataria che è asessuata, ma non per questo povera.
può essere ricca, c'è un po' di denatalità dei preti, nel senso che anche la fecondità dei preti sembra che sia un po' calata. E c'è una denatalità che è quella sociale che noi oggi vediamo, che delle cause politiche, delle cause sociali, e non credo che sia semplicistico ridurla a una questione di mentalità. E bisogna riuscire a riportare dentro l'esperienza coniugale, l'esperienza relazionale, un atteggiamento di stima preconcetta. Se non c'è una stima, lo dicevano loro prima, se non c'è una stima preconcetta per la relazione, noi rischiamo di misurare le relazioni su una specie di fatturato etico, morale o addirittura procreativo, che credo sia molto, molto grave. E diceva il patriarca Atenagora che la Chiesa ortodossa non apre la porta del talamo nuziale, che non era una furbata, era una grande idea spirituale. C'è un mistero di grazia che conosce appunto nel bene e nel male, nel successo della relazione e nel naufragio. Nella fecondità di un tipo o di un altro conosce delle vie molto misteriose, e riuscire a toccare queste cose con il tatto e lo scrupolo con il quale si toccano le cose sante, credo che sarebbe una gran bella cosa. Anche perché c'è poi un altro aspetto, perché lasciate indietro una domanda che mi facevi prima, e c'è un altro aspetto che è quello che il cristianesimo non immagina, farebbe una cosa gravissima se immaginasse la coniugalità come l'adempimento del sogno idilliaco romantico piccolo borghese della coppietta, no? Per cui dal Vangelo secondo Mogol diventerebbe la cosa alla quale ispirarsi. E la vita cristiana è comunque sempre per tutti una vita comunitaria. Per chi vive nel matrimonio, per chi vive senza matrimonio, per chi vive in matrimoni che si sono frantumati, in quelli che non vanno bene, nelle relazioni che noi non capiamo, e così via. E questo problema di inserire questo nella vita comunitaria è oggi, mi sembra, una delle chiavi della fecondità e della fecondità, perché se noi trasformiamo la procreazione in una specie di decorazione per la quale io mi appunto il numero di figli al petto, sua madre con 9 andava così. Insomma, oggi con 4 fai già un figurone, no? Puoi anche dire con 5 presidente cattolica di sicuro. Allora non è molto pericoloso, perché si entra dentro una spirale che ti porta a capire sempre meno le cose, non solo credendo di fare del bene, che è la cosa più grave. Però posso dire una cosa, prego. Scusa, a me io penso che proprio queste considerazioni che faceva adesso Alberto stiano alla base dell'Amoris Laetitia, cioè questo sforzo di uscire dalla concezione del matrimonio come un soave duetto, no? E entrare invece nella storia concreta. Attenti, perché parlare di storia concreta del matrimonio non vuol dire necessariamente, per la miseria, dover parlare dei guai della vita familiare. Vuol dire mettere in conto veramente tutto. Allora lo sforzo, quando uno all'inizio mi chiedevi quale rivoluzione porta con sé l'Amoris Laetitia, per me porta questa rivoluzione, cioè ha detto una buona volta il Papa a noi quello che ci sta dicendo in tutte le salse, e quindi qui anche rispetto al tema della famiglia, che non bisogna essere né dottrinari né moralisti, cioè noi non guadagniamo niente e nessuno con la bandiera del dottrinarismo, perché il Papa ci ha detto in tante maniere, guardate, qui non è in gioco la dottrina sul matrimonio come sacramento, è in gioco la nostra testardaggine a non voler guardare con gli occhi di Dio, con gli occhi di Cristo, anche il matrimonio. Cosa significa guardare con gli occhi di Cristo il matrimonio? Significa una cosa molto semplice. Scusate, Cristo cosa ha fatto durante la sua vita? Ha abbracciato il lebbroso, è andato a pranzo a casa del pubblicano. Tenete presente che queste cose oggi noi le guardiamo a distanza come se fossero delle buone azioni, la buona azione quotidiana fatta da Gesù. Attenti, quelle erano azioni che mettevano chi le faceva fuori non solo dalla società ma fuori dalla religione, cioè Gesù che tocca il giovane morto di Naim, no? Lui in quel momento diventa impuro, diventa uno che non può più andare nel Tempio. Ma per la miseria ci vuole tanto oggi a capire che quando il Papa ci invita a guardare con occhi di attenzione chi, per un motivo o per un altro, vive
con difficoltà la vita matrimoniale e nel bene e nel male sta percorrendo delle strade, dice a noi: queste persone non potete lasciarle, a queste persone dovete dare la vostra attenzione, la vostra vicinanza. Ma per la miseria, secondo voi, questo vuol dire, non vuol dire prendersi carico evangelicamente della storia delle persone? L'Evangelio, l'Amoris Laetitia, Don Paolo ne sa tantissimo di questo. A mio parere questo soprattutto dice: non c'è niente che non ci appartenga, ma non perché dobbiamo metterci noi la nostra parola di grandi saggi. Non c'è niente che non ci appartenga come uomini che devono avere lo stesso cuore di Cristo. Questa è l'unica cosa che mi dice in tanti, tutti quegli otti, tutti i capitoli, l'Amoris Laetitia. D'altra parte, cosa significa altro quel discernimento, quel accompagnamento, quel integrare la fragilità? Significa solo questo. Scusate se banalizzo, ma per me significa solo questo. E in effetti, per riprendere anche quanto stava dicendo lei per quanto riguarda i figli, no? Che molto spesso sono anche, come dire, qualcosa che si sente che si deve fare, eccetera, eccetera. C'è in questa società anche un concepire il figlio come una sorta di status symbol che si deve mostrare per avere il quadro e la cornice completa. E tutto questo porta anche all'esasperazione, molto spesso, tutta una serie di tecniche pur di avere, pur di apparire la famiglia perfetta, pur di avere la propria soddisfazione, di avere... C'è un... sempre della serie dei preti santi, e ce n'è uno molto simpatico di cui non faccio il nome perché gli ho portato troppa fortuna, al quale una volta chiedevo come vanno le cose, lui mi ha detto: niente bene, vogliono fare i preti soltanto le donne, vogliono sposare soltanto i gay e vogliono fare i figli solo quelli che non li possono avere. che però non era affatto una lamentela, non è un piagnone, tutt'altro, però rappresentava bene una contraddizione nella quale noi oggi ci troviamo, che ha un aspetto, quello che citavi adesso, che è quello che riguarda il rapporto fra una concezione e quelle che sono delle pratiche mediche, delle tecniche mediche. E anche qui, come diceva Don Nunzio prima, credo che il senso di Amoris Laetitia sia un po' questo. E c'è il rischio di trasformare una serie di semplicismi letterari, catechistici, in una lama con la quale tagliare, come la spada di Salomone. E allora, tutti quanti sappiamo che fra chi crede che l'unione delle nature in Cristo sia ipostatica e chi crede che sia anipostatica c'è una vera differenza, perché gli uni sono ortodossi e gli altri sono eretici. Per nessuno di noi questa cosa fa nessuna differenza nel suo rapporto con Gesù Cristo. Nel senso che sappiamo che una delle due cose, quella è quella vera, poi alcuni lo sanno meglio, altri lo sanno peggio, ma non passa dall'enunciazione della formula il nostro rapporto con la divinità di Gesù. Lo stesso deve valere su quello che è la pratica vissuta dell'accoglienza della storia e della vita delle persone. E se si esce da questo, se non si entra nella logica del realismo, della realtà, della storia delle persone, non si capisce più niente. Si finisce per fare appunto delle specie di autovelox morali perennemente accesi e poi nessuno manda la multa, perché questo è l'altro problema. E quindi non si arriva da nessuna parte. Riuscire a riportare questo alla dimensione realistica della verità cristiana mi sembra molto, molto importante. Nella teologia orientale questa cosa c'è un nome molto carino, perché si chiama economia. E anche, cioè, perché la legge deve essere una legge della casa. Della casa, anche perché poi c'è il rischio, quando ci sono quelle esasperazioni, Monsignor Galantino, che non si guardi più con gli occhi, guardare con gli occhi di Dio, ma che si pensi di sostituirsi a Dio in alcuni casi. Però, lo abbiamo ascoltato, la vostra testimonianza, una prova importante, che però avete superato proprio grazie alla fede, alla preghiera, all'apertura al mondo. Molto spesso prove di questo tipo mettono in crisi le coppie stesse. E non solo. Ci sono molto spesso anche alla radice di crisi coniugali problema lavoro, mancanza di occupazione, mancanza di realizzazioni, appunto, professionali. Ebbene, c'è un filmato che vi voglio mostrare, ed è un filmato
che ci mostra la bellezza e l'importanza del sostegno proprio alle coppie in crisi. Guardate. Fra di noi c'è, praticamente siamo, c'è un muro, insomma. Siamo in un momento proprio di incomunicabilità. Non riusciamo più a capirci. Dialogare. Dialogare. Allora, noi diciamo un po' quello che è stata la nostra esperienza. Noi ci siamo sposati 30 anni fa, abbiamo avuto due bambine, però siamo un po' scivolati nel quotidiano. Io vedevo lei molto attenta alla crescita delle due bambine e io mi sentivo respinto in questa relazione. E quindi ho intrapreso una relazione extraconiugale. Io mi sono trovato ad affrontare un dubbio se ancora spendere energie per questa relazione nella quale non credevo più, oppure aprire ad una nuova vita, cioè andarmi e uscire da questa relazione. Diciamo che il Signore ci ha aiutato mandandoci dei buoni consiglieri in quella situazione. Ci siamo aperti a chiedere aiuto, nel nostro caso un sacerdote, ma anche un'altra coppia, perché a volte è semplice dare la soluzione di dire separatevi così risolviamo il problema di tutti. Ho conosciuto Dario Giuseppino in parrocchia, loro mi hanno chiamato chiedendomi di parlare, si trovavano in una situazione di dubbio, il dubbio nasceva dalla crisi nuziale, non sapevano che pesci prendere, ho cercato di capire, di far parlare l'uno e l'altro, di ascoltare le loro motivazioni. E dopodiché mi sono limitato a dirgli questo. I momenti di crisi, come quello che loro stavano vivendo, potevano essere un'occasione di crescita, di grazia. Una cosa che vi diciamo, a tutte le, coppie, è che di fronte a un bivio, di fronte a un dubbio, non dobbiamo mai avere fretta di prendere la strada che pensiamo possa essere quella giusta. Speriamo, perché è dura, è difficile. Proprio difficile. Noi non vi chiediamo di sopportare, quindi di andare avanti sopportandovi a vicenda, ma noi vi stiamo dando una strada che vi consentirà di costruire qualcosa di nuovo. Se ce l'abbiamo fatta noi, voi oggi non lo potete vedere, ma potete farcela sicuramente anche voi. Speriamo. Impegnatevi. Mi ha fatto la spia Don Paolo Gentili, so che sono qua i protagonisti di questo film. Dove sono? Potete alzare? Eccoli, e dai, raggiungeteci un attimo così facciamo un saluto. È stato... Vi siete ritrovati? Dove siete? Eccoci qua. Ben trovati ancora, eh? Vi abbiamo visto. Che effetto vi ha fatto? Non sapevamo niente proprio. Siamo arrivati qui quasi, no, l'abbiamo anche deciso all'ultimo momento di venire, e ci ha incontrato la regista e ci ha detto che dovevano proiettare, ma non immaginavamo, scusate, siamo emozionati. Ci sta, ma quanto è importante anche il lavoro che svolgete e quanto arricchisce essere vicino, sostenere a chi anche vive momenti difficili. Sì, soprattutto arricchisce noi, continua a mantenerci con i valori del matrimonio, con quello per cui abbiamo lottato ed oggi crediamo e portiamo avanti. E sicuramente vedere una coppia ricostruita, soprattutto quando anche ci sono figli, vedere proprio l'espressione del volto che cambia, no? Nei nostri weekend noi diciamo sempre che vediamo la morte e la resurrezione, cioè quando arrivano le coppie con una certa distanza, spalla a spalla, a volte anche chiedendo di alloggiare in camere separate, e vanno via dicendoci che vedono una luce di speranza, quindi è questo passaggio di speranza. Ecco la frase che ci disse il Papa Emerito, che siamo custodi di una speranza più grande per gli sposi che l'hanno perduta in questo momento. Quindi noi custodiamo quella speranza che poi ci auguriamo gli sposi possano ritrovare. Guarda, l'applauso stava partendo proprio da Michele. Che... Soltanto un'ultima battuta, perché mi piaceva quanto dicevi nel filmato. Non ci si deve sopportare nella coppia. Cioè? No, nel senso che il percorso ci aiuta a ricostruire con lo stesso materiale, perché siamo sempre noi, però a scoprirci nuovi, a scoprire quello che si era distrutto e ricrearlo in maniera nuova, con l'aiuto di Dio e delle altre coppie che ci accompagnano. Ma l'aiuto di Dio
è importantissimo. E beh, è quello che fa la differenza. Grazie, grazie per il lavoro che svolgete, per questa testimonianza. Però in effetti, come dicevo prima, molto spesso è difficile costruire una famiglia, progettare, proprio perché c'è anche mancanza di lavoro, ci sono, diciamo, mancanza di certezze per quanto riguarda le prospettive. Allora, ascoltate queste testimonianze che arrivano direttamente dalla Sardegna. Questa è la grande miniera di Servario. Qui ci lavoravano 17.000 persone, a fine anni 70 ha chiuso. Porto Vesmed, qui producevano l'alluminio, nel 2009 le fabbriche sono state chiuse. Ci troviamo a Masua, più in fondo troviamo Porto Flavia. Queste miniere sono chiuse da decenni, perché non creare turismo in questo bellissimo posto? Io vivo con mia madre, che ha una pensione minima, e vedo i sacrifici tutti i giorni che fa per me. Mio padre fa il falegname, è un posatore, e non lavora neanche più in questa zona. Ormai si deve spostare in Alta Sardegna, se non fuori. Però il problema qua non è questo dei nostri genitori, il problema siamo noi, che è noi che non lavoriamo. Io in 32 anni di vita che ho avrò lavorato assicurato forse 5 mesi. Abbiamo dei posti magnifici noi qua in Sardegna che non sono proprio paragonabili ad altri e potremmo comodamente puntare sul turismo sia dal punto di vista balneare sia dal punto di vista dell'entroterra. Energie rinnovabili. Pastorizia, agricoltura, turismo. Abbiamo il sole tutti i giorni, come si può vedere. E non sfruttiamo questi tesori. Poi se una persona ha un'idea geniale, oppure può avere anche un progetto valido, sembra quasi strano ma vero, ma la burocrazia e qualche altra figura che sta all'alto blocca il tutto. Comunque con questo comitato si è anche riusciti a creare un senso di appartenenza di questo territorio, perché noi lottiamo per valori e per i diritti per il nostro territorio. È lui che ci ha dato la speranza, infatti ci siamo tornati sotto il Consiglio regionale di Cagliari e abbiamo fatto 49 giorni accampati. Ci ha dato questo schiaffo morale, tanti giovani che si rassegnano, tanti padri di famiglia che si rassegnano, e lui dice coraggio, andate avanti. Questo per noi è stato veramente bello. Beh, veramente un grande applauso a questi ragazzi. Prima di arrivare a lei però, Monsignor Galantino, la provocazione è inevitabile perché lo abbiamo visto, no? Le difficoltà economiche, la mancanza di progettualità per la perdita per la mancanza di lavoro, però nel dopoguerra, cioè, comunque la povertà era al massimo, eppure le famiglie e i figli le facevano, eppure si sposavano. Non prenderei quel parametro lì come un parametro di valore. Quando si entra in questi terreni bisogna ricordarsi due o tre cose. Prima cosa, questo è un paese con 200 miliardi di evasione fiscale. Questo non la fanno solo i politici, la fa anche il popolo. Questo è un paese con metà paese in mano alla criminalità organizzata. E questo non lo fanno solo i politici, quello lo fa anche il popolo. Questo è un paese in cui allora la Chiesa aveva paradossalmente, in età fascista, dentro l'azione cattolica, dentro la festa cattolica, prodotto una grande fabbrica di riserve di coscienza morale del paese, non di spocchiosità grilline, di comici che fanno i filosofi, di coscienza morale. E se oggi siamo privi di energie di riserva per questo paese, come vediamo tutti quanti, non è solo colpa dei politici. Cioè, quello che riguarda il destino della nostra società è una cosa dalla quale la Chiesa non può essere né tenuta fuori né chiamarsi fuori. È una cosa che la riguarda esattamente con le cose che riguardano tutti gli altri. E c'è un'istanza che è quella che noi vediamo continuamente oggi esibita da Papa Francesco. Con Francesco, mi diceva D'Annunzio all'inizio, citando Benigni, no? Noi vediamo una freschezza evangelica, una spontaneità
mi verrebbe da dire quasi, di tipo evangelico che ci deve far arrossire. Perché non è che il Vangelo a noi ce l'ha tolto Stalin, per 70 anni ce lo siamo tolti da soli. E questo ci deve far riflettere su quello che è un cammino di conversione di questa Chiesa, di presa in carico anche del destino di questo paese e della rinunzia alla ricerca delle scorciatoie. Noi lo vedremo, siamo entrati, domenica entriamo ufficialmente in campagna elettorale, non si sa se per un anno, per 9 mesi, per 6 mesi, non lo sappiamo. E sentiremo dire l'elogio delle scorciatoie in tutte le salse, in tutte le misure, che basta fare questo, che basta fare quello, che basto io, che basti te. Ci dovrebbe essere, credo, un grande contributo alla vita pubblica che può venire dai cristiani italiani se riescono ad esprimere un grande rigore, un grande rifiuto delle scorciatoie, a partire da quelli di cui stiamo parlando. Quando parliamo della figliolanza e del matrimonio, parliamo di cose che possono essere buone, possono essere bellissime, stanno a finire bene, e hanno dentro delle cose incomprensibili, delle cose hanno dentro l'irreparabile della violenza, che è una cosa con la quale noi dobbiamo misurare. Gli assassini delle donne spesso sono dei non praticanti, spesso sono però quasi tutti sono dibattezzati anche loro. È una cosa che non possiamo sfuggire. Quando noi assistiamo a questa cosa indecente, che è la costruzione di questo profilo criminale che sarebbe il prete pedofilo, io stengo che non esistono i preti pedofili, esistono i pedofili preti. E i pedofili preti negli Stati Uniti, dove per ragioni legali abbiamo probabilmente il maggior numero di denunce possibili, rappresentano lo 0,3% dei crimini denunciati, che vuol dire che il 99,7% sono eterosessuali, praticanti, inconfondibili, democraticamente spalmati sulle classi sociali. Vuol dire che quando ci misuriamo con le cose d'amore e sletizia, non ci misuriamo come fanno i 4 cardinali che si sono irritati con una nota dell'amore e sletizia. Parliamo di cose che riguardano i nostri figli, i nostri genitori, i nostri fratelli, le nostre sorelle, e rispetto alla quale un tatto cristiano di umanità, di misericordia, non nel senso di faciloneria, di misericordia nel senso proprio della sopportazione, quella di cui parla il Vangelo, l'ipomonè, mettersi sotto e tenere su la cosa degli altri. Questo è una cosa che, se i cristiani lo fanno, può darsi che questo paese abbia una chance di non rompersi l'osso del collo tanto presto. Se no, ci troveremo davanti ad un disastro davanti al quale non potremo certo chiamarci fuori. Scusate il pessimismo del venerdì sera. Però mi piaceva questa sua espressione del rifiuto delle scorciatoie. Sì, rifiuto delle scorciatoie, ma non si possono avere delle scorciatoie per quel che concerne le politiche familiari. Lei, Monsignor Galantino, ha veramente più volte fatto appelli, no, alle istituzioni per la tutela di quella che è la famiglia. Che futuro avrà questa società se non tutela, se non coltiva, se non annaffia la famiglia stessa? Non che futuro avrà, che presente sta avendo. Che presente sta avendo una società nella quale di fatto le politiche familiari sono o inesistenti o inconsistenti. A me è capitato spesso, anzi tante volte, di dirlo questo, ma non mi pare, ecco, non mi pare che ci sia una consapevolezza seria rispetto a questo tema. E da questo punto di vista mi riallaccio a quanto diceva adesso il professor Melloni, cioè dipende anche dal tipo di coscienze che noi abbiamo formato o non formato, perché guardate che al di là degli schieramenti politici c'è ancora tanta gente in Parlamento che dice di avere, o a intermittenza, dice di avere a che fare con la Chiesa, dice di aver avuto a che fare con qualche sacrestia più o meno blasonata, però di fatto è gente che in fin dei conti mostra di non avere una consapevolezza responsabile di quelli che sono i propri compiti. Quindi non fa corrispondere alla parola poi sì, la testimonianza. Sì, ma voglio dire questo, Lorena, cioè che il problema è veramente, ci interpella molto di più la Chiesa. Quando io, anche probabilmente senza grazia e senza diplomazia, dico che bisogna che nell'agenda politica venga rimessa la famiglia seriamente, e lo dico, ripeto, certe volte lo riconosco, ma non me ne pento e non farò mai un passo indietro in maniera forte questo fatto, è perché mentre lo dico mi rendo conto anche della responsabilità che io, che noi preti abbiamo, quando il nostro compito
lo assolviamo, scusate se parlo in questi termini, lo assolviamo senza tener presente l'importanza che hanno questi temi. Quando pensiamo di far bene i preti o i vescovi soltanto facendo cerimonie, quando pensiamo di far bene i preti soltanto quando lanciamo invettive e quando invece non indichiamo scelte o strade di speranza e di felicità, ma senza irenismi, cioè quando veramente manca questo farsi carico di questa società, di questa realtà, con tutto quello che comporta. C'è un'altra testimonianza che adesso vi voglio mostrare, una storia. La storia di chi si è inventato il lavoro, no? Parlavamo prima della difficoltà del trovare lavoro, ebbene, questa persona si è inventato il lavoro, ma con un occhio attento al creato. Guardate. Senatore Cappelli, allievito naturale del Mulinum. Stiamo preparando per l'infornata. Questa è una pizza che farà bene, fa bene. Siamo a San Floro, sulla collina della Luna, di fronte al Mulinum. È importante coltivare questa stessa terra che era già stata coltivata dai nostri nonni per difendere il territorio. In questo modo non abbiamo più terre abbandonate, ma terre coltivate a grano antico, che grazie al progetto Mulinum riusciamo a trasformare in un prodotto come la farina e in un prodotto da forno, come il pane o la pizza. Siamo ritornati qui da Londra, proprio per cominciare questo nuovo progetto. Stiamo sperimentando queste farine in modo tale da riuscire ad ottenere il miglior risultato. Grazie al progetto Mulinum abbiamo già creato 6 posti di lavoro in Mulinum stesso, più lavoro per 20 aziende agricole diverse per 250 ettari in tutta la Calabria. Tutto questo grazie a un'idea raccontata su Facebook e a un sogno e a una società composta da oltre 100 persone che ci hanno creduto subito, che l'ha finanziata. Per i giovani questo è un esempio incredibile, perché mostra come si può fare impresa in qualsiasi territorio se si ha la capacità di vedere quali sono le risorse che ci circondano e come trasformarle in valore. Queste sono le antiche macine francesi dell'Ottocento che abbiamo recuperato, dove appunto il grano si trasforma in farina. Qui invece abbiamo un mulino già in funzione, composto da una tremoggia dove si carica il grano, da un guscio di legno che protegge le antiche macine. Chiudendo la finestrella siamo pronti ad avviare il processo di macinatura e quindi trasformare il grano in farina. Questa è la nostra farina integrale biologica macinata a pietra. Con queste farine possiamo fare tutto, perché abbiamo sia una grano tenero che una grano duro. Quindi con la del grano tenero possiamo addirittura fare la crema pasticcera, quindi tutti i dolci. E con la grano duro possiamo fare il pane, possiamo fare la pizza, possiamo fare la pasta. Praticamente sostituiamo i grani moderni. In questo modo abbiamo ottenuto il pane come 100 anni fa, il pane brunetto. Ecco qua, quindi produzione di farine biologiche in antitesi un po' con le logiche consumistiche del mercato. Alla Chiesa sta così tanto a cuore l'essere umano, la persona, che è vicina anche a tutte le sue difficoltà. Penso per esempio al progetto Policolor. La Chiesa interviene ed è vicina concretamente per attivare e aiutare le persone a trovare lavoro. Sì, io però vorrei precisare una cosa, non creare delle attese improprie, cioè quando la Chiesa parla di lavoro, crea anche percorsi di questo genere, come il policoro, evidentemente fa il suo compito, ma che non è un compito alternativo, cioè resta vero che la Chiesa ha una funzione non di sostituzione, ma di stimolo. Lo stesso progetto policoro, bisogna stare attenti a non farlo diventare un modo per sostituirsi all'ignavia dello Stato. Non è questo, è un modo per formare dei giovani ad avere il coraggio che hanno avuto questi qua, cioè significa non spianare in maniera banale la strada, no? Che invece lo Stato non spiana, perché non è questo il nostro compito. Il compito della Chiesa è quello di formare coscienze, creare opportunità, indicare percorsi, ma nello stesso tempo è quello di tampinare coloro i quali hanno la responsabilità principale a fare questa, perché è vero che sono già tante le diocesi, 129 le diocesi che adottano il progetto Policoro, ma il progetto Policoro è un indicatore, un segnavia, non è la soluzione. E questo indicatore però molto spesso, professore, è proprio frainteso, perché ci sono quelli che accusano la Chiesa dicendo tu ti devi occupare soltanto di cose spirituali. Lei prima lo diceva in qualche modo, no? Non è proprio così, però l'accusa dall'esterno molto spesso è questa. Ma io credo che
lo dicevo un po' prima, cerco di dirlo meglio. Credo che appunto tutti quelli che vogliono considerare la comunità cristiana o un estraneo o un corpo estraneo dentro la città fanno due errori gravissimi, li chiamiamo genericamente, ma non sono dei termini molto precisi, il laicismo e l'integrismo, però insomma sono due cose che bisogna evitare. I cristiani partecipano di questa storia e ne portano il peso. Quello che oggi ammazza il lavoro è il debito pubblico. E il debito pubblico è stato un prodotto molto preciso di una fase molto precisa della nostra storia repubblicana, nella quale i cristiani non si sono accorti che quella fabbricazione di consenso a debito fatta di maniera clientelare durante gli anni Ottanta, durante il pentapartito, avrebbe prodotto un danno incalcolabile. E non è che si debba passare la giornata, come dire, cominciare ogni mattina col mea culpa anziché con le lodi, però bisogna sapere dove sono stati gli snodi e quali sono stati i perché. La cosa che vale per l'evasione fiscale è l'altra cosa clamorosa della nostra vita pubblica, e lo stesso vale per le criminalità. Allora, la cosa di cui questo paese ha bisogno è quello di un'assunzione seria di responsabilità, di riuscire a dirsi la verità sulle cose, che le cose non sono mai né tutte bianche o tutte nere, sono dannatamente grigie, con una quantità di sfumature che altro che 50, sono 50 milioni di sfumature quelle che stanno lì in mezzo, e sono complicatissime da discernere e richiedono un enorme grado di responsabilità. Per cui nel momento in cui ci si prendono le responsabilità pubbliche, è chiaro che si entra in una logica che è la logica del rischio. Faccio un caso molto semplice perché così non ci giriamo attorno. Il Ministero degli Interni si trova oggi davanti a problemi che riguardano i flussi migratori molto complessi e molto complicati. E sui migranti fanno cassa gli speculatori della paura, gli imprenditori della xenofobia, che sono la più grande fabbrica di odio di questo paese. Stanno spargendo sul suolo dell'Italia una quantità di benzina che, se dovesse prendere fuoco, ci fa arrosto tutti quanti. Perché il problema non è se ci sarà un attentato di matrice terroristica islamica in Italia, che potrebbe non esserci, forse potrebbe anche esserci, e se questo innesta una spirale di reazioni e di violenze, è lì che sarà il problema. Allora, rispetto a questo, le cose che vengono messe in opera da un ministro degli interni o dall'altro ministro degli interni sono cose nelle quali c'è un rischio, nei quali bisogna che lui faccia quello che crede in coscienza di dover fare, e bisogna che i cristiani, nella loro responsabilità individuale, l'autorità nella sua responsabilità di autorità, dicano quello che pensano, lasciando salvo quello spazio, che lo spazio del dubbio, dell'interrogativo, del può darsi che abbia ragione tu, può darsi che abbia ragione io. Se noi portiamo tutte le cose a una specie di muro contro muro, in cui diffidiamo di tutte le intenzioni e accettiamo tutte le lusinghe, noi riporteremo la Chiesa ad una specie di selvaggio in cui saremo o ostaggio di un antagonismo carducciano fuori tempo, ostaggio di blandizie che abbiamo visto tante volte. E tutto questo comporta proprio a quel guardare con gli occhi di Dio a cui faceva riferimento prima Monsignor Galantino. E guardare con gli occhi di Dio significa anche saper accogliere, saper riconoscere quelle che possono essere delle fragilità, intese quest'ultime però come arricchimento. Guardate questo filmato. Per noi la Capodarco è stata una scelta di vita. Antonio abbraccia la comunità di Capodarco attraverso il servizio civile. È lì che conosce la moglie, Fortuna, anche lei volontaria, e il ragazzo che sarebbe diventato il loro primo figlio. Tamaro nasce nel 93 e arriva a 15 giorni di vita in comunità. Poi, per problemi burocratici, l'adottabilità gli viene concessa a 4 anni. A quel punto noi siamo andati in tribunale dal giudice dicendo: ma guarda, che noi siamo delle figure ormai importanti per questo bambino. E lui, diciamo, per provocazione, disse: vabbè, se vi sposate ve lo do in adozione speciale. Antonio e Fortuna si sposano per accogliere il loro primo bambino adottivo. Da quel momento nasce la comunità di Teverola. Oltre i loro 3 figli naturali, a Casa Felicioni la porta è sempre aperta per altri bambini in difficoltà. Dal 98 che nasce il nostro primo figlio naturale, ad oggi nella nostra camera da letto c'è sempre stato un neonato.
In comunità sono stati accolti oltre 50 bambini e ragazzi, tutti segnati da un passato difficile. Ci sono delle situazioni che sono così complicate e nessuna legge può incasellare. Gli affetti non si possono regolamentare, le storie non si possono regolamentare. Con la sofferenza dei bambini è un qualcosa dove tu sperimenti un'impotenza che è grande. Posso diventare un po' come me? Mamma, ho deciso di farti compagnia. Ai bambini vengono offerte varie occasioni di sviluppo cognitivo. Il programma Nati per Leggere promuove la lettura in famiglia attraverso i pediatri. Il programma ha a cuore il bambino svantaggiato, ecco perché lo abbiamo calato sin dalla sua nascita nella nostra casa famiglia della comunità di Capodarco, dove con tanto amore sono accolti i bambini che purtroppo per vicende varie sono allontanati dalle loro famiglie di origine. E grazie Roberto Fittipaldi per questo filmato. Io devo dire che mi ha commosso moltissimo, Monsignor Galantino, perché l'abbiamo ascoltato, no? Con la sofferenza si sperimenta veramente l'impotenza, però forse è proprio anche in questa sofferenza che si sperimenta allo stesso tempo la gratuità dell'amore. Soprattutto nella sofferenza, non è che dobbiamo tutti quanti adesso augurarci sofferenza per tutti, questo assolutamente no, ed è fuori posto, non è assolutamente cristiano questo, però quando la sofferenza ci sta veramente, veramente ti cambia la vita un po' di tutti quanti noi, questo non devo dirlo io, penso un po' è la storia di tutti quanti noi. L'importante veramente è avere questo cuore aperto rispetto alla sofferenza, quella propria prima di tutto e quella degli altri. Guardate, io quando sento anche preti, vescovi parlare con un sussiego e con una determinazione senza dubbi, io ho l'impressione che queste persone o stanno mentendo fortemente o non hanno mai passato un guaio nella loro vita. Sono tutte e due cose gravi, purtroppo. È vero, prima lei ha fatto anche riferimento, non so, agli attentati, che insomma tutte queste notizie di violenza che ci arrivano, insomma, trasmettono angoscia e anche pessimismo. Poi, insomma, se siamo qui anche questo pomeriggio è perché c'è una corrente d'amore che è più forte di tutto e della quale probabilmente si parla troppo poco. Però ho ascoltato cosa si diceva nel filmato, no? È impossibile incasellare gli affetti, è impossibile incasellare l'amore. E questo è qualcosa che è una conquista anche di questi tempi. È una conquista ed è una conquista esigente, perché è facile da dire e poi è molto difficile da fare. Che non è sinonimo di relativismo però, con questa espressione. No. È una difficoltà che è la difficoltà dell'esistenza, si chiama con una parola corta vita, è corta, come nelle parole incrociate, quattro lettere, la cosa più difficile che ci sia, quattro lettere, vita. Si chiama vita ed è piena di cose con le quali tutti quanti, credenti e non credenti, fanno molta fatica a misurarsi. Il dono di figli e figlie gay e lesbiche è un dono che non hanno tutte le famiglie, alcune famiglie ce l'hanno, è un dono che richiede molto impegno. L'amore che loro conoscono è diverso da quello conosciuto dai genitori, molto spesso, è una cosa molto difficile da incasellare e da riconoscere. L'amore dei bambini che restano orfani e di quelli che restano senza figli è un amore che è molto difficile da incasellare. Allora la ricerca del bene, della grazia, della felicità, se vogliamo chiamarlo un po' all'americana, lì dentro è una cosa che richiede una grande disciplina, una grande educazione spirituale. Trovo una cosa che ci dicevamo mentre aspettavamo sulle scale con Don Nunzio. Tutti quanti abbiamo notato che il Papa, quando gira in jeep, è molto allegro, gioviale e simpaticone. Poi, quando dice messa, è come se entrasse dentro una specie di guscio più oscuro, più denso, diciamo così. Ed è la cosa che noi riconosciamo in lui, cioè la verità di un'esperienza spirituale.
di una spiaggia, di un'esperienza cristiana che ti mette in grado di fare delle cose che altrimenti sarebbero ridicole, perché sennò altrimenti sembrerebbe un, come dire, un cacciatore di consenso che va a stringere le mani o un'altra cosa. Io lo dico un po' scherzando, chiudete gli occhi, immaginate quattro cardinali a caso e metteteli su una Ford Focus e fanno ridere. Perché il Papa non fa ridere su una Ford Focus? Il Papa non fa ridere, no, quello di Burke non ci sta neanche la vesta, poveretto, però. Perché il Papa non fa ridere sulla Ford Focus? Perché c'è un'autenticità cristiana talmente forte che non sembra la cialtronata del politico che si fa prestare la macchina dalla Colf per andare a giurare al Quirinale, così sembra pauperista. C'è qualche cosa di vero e di autentico che tutti quanti percepiamo. C'è un maestro che è anche testimone. Che e quello nasce l'invito di Paolo da un'intensità della vita cristiana spirituale, che non è dire agli altri come il cristianesimo dovrebbe essere, e non è neanche trasformare il mondo in una saliera, ma essere sale. Ed è viverlo anche, no? E a proposito di non incasellamenti, si dice in italiano? C'è, perfetto. Con un applauso li accogliamo. Loro sono Abdel e Franzina. Siete pronti? Prontissimi. Allora, recuperiamo i microfoni, grazie. Beh, da quanti anni sposati? 31. 31, anche voi siete pentiti? Ancora no, dall'86. Lo consigliamo. La vostra è una storia bellissima, l'insegno proprio dell'arricchimento, perché Abdul, tu dove sei nato? Sono nato nel sud della Tunisia, nelle oasi proprio. E quindi hai alle tue spalle la radice di una cultura, le radici di una cultura islamica. Sì, ero anche praticante, digiunavo, pregavo. E Franzina invece è nata? Sono nata a Mazara del Vallo, in provincia di Trapani, Sicilia. Cultura? Cultura religiosa, cattolica. Cattolica. Come vi siete conosciuti? È colpa sua. Ecco qua, è sempre colpa delle donne, ma vabbè, questo. Generalmente, se posso dire, si viene in Europa per cercare lavoro. Io ho lasciato la cattedra in Tunisia seguendo una siciliana. Ecco. Appunto perché le donne siciliane sono pericolose, attenzione. E questo. Ci sono altri siciliani qui in sala? Ecco. L'applauso non so se era partito da voi, però non ho capito. Sì, quindi vi riconoscete nel pericolo, va bene. In realtà è stata una geniale combinazione, insomma, il momento in cui ci siamo conosciuti. Ed è stato così nel lontano 1982, quando... stavo conducendo, allora io sono un'assistente sociale, stavo conducendo una ricerca sulle condizioni di vita degli immigrati a Mazara per conto dell'Università di Palermo e lui, insomma, una collega me l'ha presentato, insomma, mi ha detto è arrivato un maestro tunisino, è stato il primo maestro tunisino che è arrivato a Mazara per i bambini delle famiglie tunisine e quindi allora dico, vabbè, allora comincio da lui, insomma. E così gli chiedo se... E lui ha accettato, insomma, che io gli facessi delle domande e gli ho somministrato il questionario. Ci siamo così facendo... l'amore? No, non in quel momento, però sono sorte delle curiosità, sicuramente. Reciproche. Sì. E come è cresciuto poi il vostro rapporto? In realtà, anche se abbiamo vissuto nello stesso territorio, per un paio d'anni... Ci incontravamo di tanto in tanto, però abbiamo condotto vite parallele. Poi una sera, insomma, che lui è arrivato, doveva stare 4 anni a Mazara, quindi verso la fine del suo mandato istituzionale, è capitato che ci siamo incontrati ad una festa organizzata da amici comuni. E là appunto è stata l'occasione da cui poi è ripartito tutto, perché ci siamo un po', ecco, quelle curiosità insomma sono riemerse, quindi ci è venuta veramente voglia di conoscerci di più. Sì. Lo stesso vale per te, Abdul? Sì, sicuramente. Io ritorno un attimo sul concetto di cultura e di identità. Sono stato sempre convinto che l'alterità e l'identità sono consustanziali. È vero che io sono nato per caso da qualche parte, mi hanno inculcato che la mia lingua è bellissima, che la mia religione è la migliore via per il paradiso, che il mio mondo è fantastico, però poi ad una certa età mi sono chiesto, e se fossi nato altrove,
mi avrebbero raccontato altre favole. Allora, siccome sono io per caso, io sono il probabile altro, perché potevo nascere prima, dopo, altrove. Essendo il probabile altro, è nata in me questa consustanzialità, cioè io non vedo l'altro come diverso, anche se ormai noi lo vediamo ogni giorno, cioè confondiamo la cultura e la persona. In realtà la cultura è l'accidente e la persona è l'essenza, ma l'uomo è così pazzo a trasformare, nel senso filosofico del termine, l'essenza in accidente e l'accidente in essenza. Quindi quando io vedo i siciliani, quando ho visto lei, non ho visto una cultura, ho visto soprattutto la persona. La persona, ma meraviglioso. E poi la Sicilia ti dà questa possibilità, perché i siciliani sono un popolo disponibile, allegro. Lei si è sentito subito accolto, comunque, tantissimo, dal popolo italiano? Proprio non mi sono sentito straniero. E poi anche lei, quando è venuta in Tunisia, poi quando è tornata a Mazara del Vallo, le sue amiche le hanno detto: com'è la Tunisia, come sono i tunisini? E lei ha risposto: non mi sono reso conto della differenza. Appunto perché noi guardiamo l'essenza. Abbiamo scoperto... questo è il segreto del vostro matrimonio, cioè sì. Guardare l'essenza e non quella che può essere la cornice. Perché sì. Insomma, venendo da due culture diverse, per quanto uno poi veramente riesce a fare questo scatto, e poi c'è una praticità, c'è una quotidianità che comunque magari può complicare le cose. Che oppure al contrario l'arricchisce, la rende meravigliosa, mette insieme tutto, no? E questo è quello che è la curiosità. Non vi siete mai, la verità, Non la vi siete verità... mai scontrati sui due mondi diversi a cui dai quali venite? Questa è la verità. È proprio questo, infatti dicono che siamo una coppia mista, ma in realtà non sappiamo che significa questo. Cioè perché... sì, tutte le coppie sono miste, perché sempre... Bello, bellissimo, bravo Abdul, bravo. È sempre una unione tra diversi, due persone diverse. In realtà sono gli altri che sono preoccupati per noi. Infatti all'inizio suo padre, giustamente, che lavora al cantiere con lavoratori tunisini, quando lei è rientrata a casa, insomma, ha detto che ha conosciuto me, era un po' preoccupato, è naturale, è comprensibile. Bisogna... Lei cosa ha risposto a questo papà preoccupato? Si è spaventato da questa sua iniziale reazione? No, assolutamente, perché bisogna conoscersi. Sapevo che bastava poco per dimostrare effettivamente che non c'è molta differenza tra... Quindi di non noi. Si è scoraggiato, nonostante questa iniziale chiusura, o no, sì? No, assolutamente, tra l'altro anche... sull'altra riva del Mediterraneo spesso mi dicono: ma tu hai islamizzato tua moglie? Perché lei quando viene in Tunisia mette il velo, no? No, assolutamente, okay. Nemmeno le tunisine. Adesso qualcuno, persino il burka. Ma anche le tunisine le mettono. Ma anche quello è uno stereotipo in realtà. Sì, certo, è una cosa... sì. Un modo per sorridere. Però insomma, ecco, e anche lei non si è mai scoraggiata. No, i suoi genitori come l'hanno accolta? Guardi, io la prima volta che sono andata, come diceva appunto mio marito, sì, mi si è aperto un mondo, veramente, stavo per scoprire un mondo, e quando l'ho scoperto era un mondo che conoscevo già, forse, perché ho scoperto una gestualità universale, un linguaggio del corpo universale, dei detti comuni, veramente, no? Non dimentichiamo che il mondo si è sempre mosso in tutte le direzioni, insomma. Quindi tante cose poi le abbiamo in comune. E quindi in realtà quello che ho scoperto è che soltanto è gli usi, i costumi, la lingua, è soltanto una differenza formale, ma non è sostanziale. Quello che è sostanziale è universale, che sono i valori della umanità, della solidarietà, del rispetto. Cioè questo è stata una cosa... E questo è meraviglioso, io provo comunque a fare il mio lavoro e quindi ad entrare a provocarvi ulteriormente, nel senso che è molto bello, no? Questo è stato scelto, voi vi siete guardati davvero con gli occhi dell'amore con la maiuscola, proprio perché non vi siete giudicati, avete visto nell'essenza, però come dicevo prima c'è una praticità, una quotidianità. Voi avete dei figli, quanti? Due. Ecco, come vi siete organizzati nella gestione dell'educazione, della formazione? Li avete indirizzati
Da quale parte? Come? E effettivamente anche qui gli altri erano più preoccupati di noi. Noi abbiamo, appunto, ci dicono, ma la circoncisione, il battesimo. Io penso che il sentimento religioso è il fattore fondamentale dell'identità. È così importante che, secondo noi, non era giusto inculcare l'una o l'altra religione. Abbiamo fatto dei figli, dobbiamo aiutarli a crescere, a volare nella direzione che loro scelgono. Abbiamo mandato i nostri figli a frequentare l'ora di religione. Li avrei mandati anche al catechismo. Tra l'altro io ho scoperto di essere cristiano, nel senso che non conoscevo nulla del cristianesimo, a parte quello che mi è stato tramandato attraverso la cultura francese. Però le prime persone che ho conosciuto a Mazara del Vallo erano le suore francescane, e attraverso loro ho scoperto di essere cristiano, cioè l'essenzialità, l'amore, la condivisione, appunto il perdono. Ma io sono anch'io cristiano senza appunto frequentare la Chiesa. E di lì nasce anche il mio amore per questa terra, per questa gente e per questa religione, che per un musulmano non è assolutamente un optional. Venerare Cristo è un dovere del musulmano, e Maria naturalmente anche, da quando eravamo piccoli. Quindi tutto questo mi ha fatto innamorare veramente di questa terra, di questa gente, e di conseguenza accettare di vivere io e i miei figli e tutti quanti in questo ambiente. E allora ho lasciato la mia cattedra e ho seguito lei, e non mi sono pentito naturalmente. Che meraviglia. La verità, Franzina, okay. Non c'è stato mai un momento in cui lei si è detta: ma a me chi me l'ha fatto fare? Vuole la verità? Sì. Mai? Mai. Devo dire, Michele e Angela, è successo mai? Ma chi me l'ha fatto fare? No. Aspetta. Arriverà, dice il professor Melloni, come? E dopo arrivo pure da lei. Non abbiamo mai fatto volare i piatti, però l'insegnamento che ci è stato dato è quello che ci dice anche adesso Papa Francesco. Almeno mia mamma diceva sempre: non andate a dormire senza aver detto la preghiera. Addirittura il tempo che mamma è stata con noi, la sera quando dicevamo buonanotte, diceva: avete fatto la preghiera adesso? 5 anni fa, quindi l'insegnamento è stato quello. E allora noi non diciamo Padre mio che sei nei cieli, ci diamo la mano e diciamo Padre nostro, anche se poi prima di questo abbiamo litigato, perché è normale, se no non ci si conosce se non litighiamo anche. Bisogna rinnovarsi. Il professore pare che si sia rinnovato, perché insomma lei invece ha detto arriverà, perché anche lei è sposato da quanto tempo? Abbastanza. Detto un modo incoraggiante, però. No, io credo che si debba stare attenti alle idealizzazioni, perché sennò si carica una specie di peso criminogeno su quella che è la vita reale delle persone. Io adesso faccio bella figura anch'io, io non l'ho mai detto, però suppongo che mia moglie l'abbia detto e forse lo sta dicendo anche adesso, per qualche motivo. Credo che sia la stessa cosa che vale, però anche qui farei la prova con i consacrati, le consacrate, i monaci, le monache, i preti. Penso che a tutti la propria scelta di vita comporti anche un peso. Se non lo comportasse non sarebbe una scelta, cosa sarebbe? Sarebbe appunto. E bisogna stare attenti su quello, perché c'è un aspetto che mi ha sempre molto, molto colpito, me l'hanno insegnato questo. Nel discorso della montagna, nel rigorismo di Gesù, c'è la convinzione che in realtà esperienze fondamentali della vita sono minate alla radice dal fatto che tutti abbiamo una componente assassina, adultera, di una negatività pazzesca, perché basta guardare con chiunque dice suo fratello raca e cose di questo genere. Bisogna farsene carico e saperlo che questo non c'è bisogno, come dire, della psicanalisi. Basta un po' di buon senso cristiano e sapere che questo fa parte della vita, e che il cammino della vita è quello di camminare e andare avanti. Pasolini, che era un genio, quando fa il Vangelo secondo Matteo, se vi ricordate, fa un Gesù che si vede pochissimo di faccia e moltissimo di spalle,
che era una cosa che chi non capiva niente diceva: ma che strana cosa è. Perché la sequela di Gesù è quella lì, e vederlo assai poco di faccia e moltissimo di spalle, e solo chi vede molto le spalle poi ogni tanto vede anche la faccia. E allora, grazie professore, per concludere invece la vostra testimonianza. Sposati dall'86, ha fatto pentiti, però c'è un po' questo, no? Un portare il peso insieme anche su tante difficoltà nella vita, giusto Abdul? Sì, sicuramente. Intanto il matrimonio misto veramente come il nostro non va sempre bene. Io frequento altre coppie e so che è veramente difficile, e siccome si parlava della formazione, la preparazione al matrimonio, credo che quando si tratta di matrimoni tra diversi davvero bisogna farlo, perché spesso storie d'amore bellissime si sono trasformate in tragedie, soprattutto per colpa del maschio dell'altra riva del Mediterraneo, cioè della mia gente. Bisogna riconoscere la verità. Però tornando a quello che diceva anche il professore, io devo fare violenza su me stesso per credere che l'uomo è davvero lupo. L'uomo per la sua natura, sono convintissimo, potrei sbagliarmi, è davvero buono. Sono le condizioni di vita, le culture appunto che diventano culturalismo, le identità che diventano delle catene, anche questa ricerca cieca del questo fondamentalismo economico che in qualche modo ha alimentato il fondamentalismo dell'altra parte di matrice islamica, sta rovinando il nostro mondo. Ma sono veramente convinto che il problema non è la differenza, ma è il modo di percepirla, di viverla, di trattarla e di gestirla. Anche perché l'altro, come diceva Levinas, è sempre un arricchimento. Grazie, grazie per questa vostra testimonianza. Siamo davvero alle battute finali. E allora, Don Nunzio, ha sentito anche questa storia, un pomeriggio intenso, in cui si sono trattati tanti argomenti. Come vogliamo concludere? Ma con un invito, guardate, risentitevi il discorso che il Papa ha fatto due ore fa. Tanti dei temi trattati qui dentro, anche se lì erano non diretti alla famiglia, ma toccavano quello che adesso veniva chiamato la sostanza delle relazioni. Appartengono alla famiglia umana. Sì, io vi inviterei veramente ad ascoltarle quelle realtà, a sottolinearle, perché davvero lì troviamo un po' il discorso dell'importanza dell'identità, ma quando l'identità non deve diventare un feticcio, no? La religione che non può essere un fatto privato, ma deve diventare pubblico, e pubblico significa anche sentire la responsabilità, perché, ripeto ancora una volta, come Chiesa non possiamo soltanto puntare il dito, non possiamo soltanto denunziare le inadempienze, ma dobbiamo anche vedere quanto della nostra formazione, quanto del nostro impegno davvero, ma dico davvero, rifluisce nella vita della gente. Questo è importante per noi. E allora, abbiamo finito il tempo a disposizione, vero? Io vi ringrazio di cuore a tutti quanti voi. L'applauso per il professor Melloni, proprio per le sue riflessioni, a Monsignor Nunzio Galantino. Grazie, grazie a voi. A Don Paolo Gentili e buona serata. Le famiglie presenti, buon proseguimento, buoni lavori per questa settimana. Grazie. Grazie.